L'introduzione, diciamo, del digitale a livello del mondo della sanità sta portando proprio a una rivoluzione sia da un punto di vista di prodotti, metodi, diciamo, di accesso alle cure, alle terapie, che proprio come approccio globale al sistema della salute o del sistema sanitario. Cioè, l'Italia rispetto al resto, ad altri paesi, sia europei che mondiali, come sappiamo è una, nonostante tutto, no? Che è uno dei primi posti, diciamo, per quello che riguarda la tutela della salute e le risposte alla salute dei propri cittadini. È un sistema che sta scricchiolando, diciamo, perché le richieste sono a dei livelli talmente elevati, quindi con l'aumento dell'età della popolazione, in cui il sistema non riesce più a avere risorse per fornire delle risposte chiare e al fabbisogno dei cittadini. L'innovazione è proprio passare a sistemi sempre più digitalizzati, e quindi l'informatica sta prendendo campo, sistemi miniaturizzati che assolvono, diciamo, a un modello anche diverso, più predittivo o comunque personalizzato di erogare terapie e servizi. E dall'altro lato però è fondamentale il ruolo delle istituzioni, perché deve essere cambiato il paradigma proprio dell'erogazione della sanità, verso la salute dei cittadini, quindi si deve spostare dall'ospedale, che è sempre più un punto centrale in cui si fa alta specializzazione, a una sanità diffusa nel territorio, e qui il sistema sanitario nazionale non è adeguato, l'abbiamo visto con il Covid, diciamo, i risultati ce li siamo dimenticati, ma lì è stata proprio la prova che ha denotato questa incapacità del sistema sanitario nazionale di rispondere sul territorio a certe situazioni. Ultimo aspetto però è anche il paziente, cioè il paziente non ha più il ruolo che aveva una volta, cioè era malato da curare e quant'altro. Abbiamo il paziente che deve essere proattivo nel nuovo sistema, cioè il paziente che partecipa alla propria cura, diagnosi, sia con sistemi di comunicazione a distanza, pensiamo alla telemedicina, telemonitoraggio e altro, ma anche come utilizzo di strumenti sempre più personalizzati e che diciamo si adattano alla propria esigenza. Tutto questo, oltre che una nuova cultura dell'appalto, delle gare, di come si approccia il sistema a questo, richiede un grande sforzo anche verso la formazione, cioè la formazione sia dei pazienti ma anche e soprattutto di sanitari e di tutti coloro che sono in questa filiera. Il mondo Confindustria sta facendo rete, perché solo così che Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, altri attori, diciamo, del mondo confindustriale mettono insieme le proprie risorse, le proprie competenze, perché è solo un processo innovativo di rete. Però la grossa sfida è sul sistema dell'istituzionale, quindi la sanità pubblica e la cultura verso i cittadini.